E ciao a tutti ragazzi, qui Andrea che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Ravenfield Conquest. Sì, è Conquest, quindi dai, lo si può definire così. Allora, questo oggi voglio fare una partita magari che vada diverso, anche se perdo, non mi interessa, però voglio che l'esito della partita sia diverso, perché l'altra volta non dico che è andata male la partita, abbiamo vinto. Però, cioè, abbiamo sempre combattuto nella stessa mappa, che è un po' noioso, no? Capite? Quindi magari se oggi riusciamo a combattere in mappe diverse sarebbe bello. In più da quel che ho sentito da un mio amico, che lui per l'appunto, non so adesso com'è che sia andata la battaglia, però ha iniziato a combattere in mappe diverse e penso che tuttora debba finire, quindi sarà anche più lunghetto. Allora, io inizio con la mia solita tecnica, rinforzo tutto, faccio finire il turno. No, 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 tunnel, Iceland, oddio, va bene. Allora, prendiamoci intanto il dagger. Potrebbe esserci utile, quindi dagger. Ok, vi compro un soldatino in più che comunque torna utile. E proviamo a muovere tutti di qua. Tutti. Difendo, attacco, difendo. Vediamo un po', ci attaccheranno in Iceland. Ok, aspettano e rinforzano, perfetto. La modalità purtroppo non la dice. Quindi vedremo che modalità è. Battle, no, oddio, battle durerà tantissimo. Vabbè, dai, anche se è solo un combattimento, però noi giochiamo. Dovremmo avere il dagger. Yes, abbiamo il dagger della granata. Non mi faccio nulla, prendo il medibag. Allora, una cosa importante da ricordare: il dagger è fondamentale, prendetelo sempre. Perché è vero che molte unità andranno in giro col dagger in mano, ora non ne vedo neanche una per fortuna. E quindi rischiano che sparano un colpo, fanno magari 3 kill, ma poi ci mettono tanto per ricaricare e muoiono. Quindi sì, è uno svantaggio per quello, perché non è un'arma tanto veloce nella ricarica, è un bazooka comunque. Però c'è anche da dire che i nemici partono sempre con dei punti in più, perché hanno più zone rispetto a noi all'inizio. Quindi avranno anche, ad esempio, magari subito hanno il carro certe volte. O magari hanno dei veicoli, che ne so, con il mitra. Quindi conviene fare così. Allora, no, io non posso, dopo anni che gioco questo gioco, sbagliare mira. E poi sono anche morta perché i miei non mi hanno difeso, ma quello qua me ci sta. Potrei anche guardarmi le spalle, però ovviamente quando spawno io non c'è il quad perché mai una gioia. Non so se andare su a farm, che sarà di sicuro loro, sì, infatti. Ah, fermatevi amici, c'è spazio per me. Fermatevi. Vabbè, potrei fermarli, ma non voglio. Rischio solo che poi li faccio perdere. Allora, a questo punto lo stanno difendendo assai poco. Ok, ho ucciso Baron. No, guardate. Oh, perfetto, gli è esploso il veicolo perché dopo un po' dovete sapere che se il veicolo è abbandonato esplode. Ed è un sistema di respawn dei veicoli, in maniera che, visto che tanti usano i veicoli e ci muoiono sui veicoli, non vengano abbandonati in zone strane e quindi respawnando, potete capire. Che tornano ai punti di partenza. Però ci mette veramente un sacco a respawnare. Quindi non è proprio un grande sistema, devo ammettere, però. Allora, morite. Ok, ne ho fatte tre. Cosa volete fare? Ci arrivano addosso. Allora, quei punti sono fondamentali, sì, ma neanche più di tanto. Madonna, che botta mi ha tirato. Ok, meglio prendersi il Garrett. Garrett, ecco. E andare a distruggere. C'è ribaltata l'auto? No, spero di no. Oh mio Dio, la texture dell'asfalto è rialzata. Ok,
vabbè, farò finta di non vedere questa cosa. Non so perché una volta non c'era una strada in questa mappa, piccola curiosità. Poi l'hanno aggiunta, però non mi piace. Vabbè, o comunque, ognuno fa come vuole. Di qua è un punto un po' poco tattico in realtà. Ma scusi, come ho fatto a mancarla? Ecco, su Ravenfield devo ammettere, ci sono certi oggetti che anche, cioè in alcuni giochi proprio non hanno manco l'hitbox. Cioè, ce l'hanno, ma è proprio. Cioè, il missile è passato oltre al vetro perché era rotto, fantastico. Queste cose. Allora, per fortuna non ha dato la kill a loro. Ma cosa. Com'è successo ciò, scusate? Cioè, no, perché adesso voglio capire. Un missile mi ha preso in pieno. Questo è il bello di Ravenfield, ragazzi. Cosa vi posso dire? Beh, è un gioco che regala molte emozioni. Madò, quanta gente in quella torretta! È il quinto che sale con la torretta senza poi neanche sparare un colpo. Mamma mia! Quello è morto male. No, m'ha visto! M'ha visto! Come si chiamava? Forilip? Ok, nome strano. Basta, hanno quella jeep, continuano a usarla. Non andate con la jeep. Sì, vabbè, questo è il jeep di jeep. Cioè, i tamarri di Ravenfield. Sarà il titolo del video, guarda. I tamarri di Ravenfield. Che paura che avrei visto. Dai, ci siamo presi a vicenda, però c'è un secondo che mi ha ucciso. Siamo leggermente in vantaggio, vabbè. A questo punto, oddio, provo a usare l'NK44. Non è la K, signori, è l'R. No, vabbè, dai, salite. Ok, andiamo. Ecco, qua dovrebbero mettere una strada. Là ci sono le frasche, ma non c'è una strada. Se la vuoi. Scusate. Ok, scusate. Scusate, ma io scendo. È la mia fermata. Oddio. Donna. Quanti kamikaze! È morto per infarto. Ok. No, io mi tengo questo. Ok, non era necessario utilizzarlo. Tra l'altro è sopravvissuto. Ho ucciso quello dietro. Però facevo finta che era necessario. Ok. Non preferisco il Kreezer io, ragazzi. Ok. Sta andando bene. Non benissimo. Ok. Però comunque sta andando bene. Tutte le nostre forze, quasi tutte, sono su Fortress. Non metto il battle plan perché so già che va malissimo. Mi piacerebbe fare un video in cui anche spiego un po' il battle plan, è molto semplice. Però comunque, per imparare anche a usarlo, no? Però comunque, è molto un impegno, mi verrebbe da dirvi. Perché se hai messo un battle plan, lo continui tutta la partita, il piano. Ah! So più che arma prendere. Infatti, se io adesso andassi a mettere un battle plan, avrei tutta la partita ogni volta che un punto verrebbe conquistato. E col battle plan ne conquisti una miriade. Sarebbe un po' un casino. Cioè, ho fatto non so quante kill in una botta. Ok, fatemi ricaricare. Servirebbe l'assist in questo gioco. No, non ha sparato il missile! Perché? Perché avevo il mirino su di loro? Ho 7 morti. 33 kill, ma ho 7 morti. Mamma mia, stanno distruggendo le unità, però anche loro ne stanno perdendo, eh. Poi loro hanno un punto in più di noi, però noi non perdiamo unità per fortuna. Dovete sapere che quando hai un po' di punti in meno rispetto a loro, inizi a perdere unità. E quindi è più facile per loro vincere perché ogni secondo tu perdi tipo un'unità. E quindi capite che la battaglia diventa infattibile. Ecco lì si può ricorrere a un battle plan. Dai, alza la testina. Dai, dai. Sì, si è rialzato male. Ok.
Ne abbiamo due. Sembra che faccia collateral questo fucile, perché spara praticamente due colpi insieme. Cioè, se lo faccio così. No, ok, ne spara uno. Ok, beh, d'altronde. Però è così veloce. Oh, non mi metto a sparare a caso, però. Cioè, vedete quanto è veloce? Ok, anche solo facendo così. E che veramente spara tipo collateral. Mamma mia. Oddio. Sto imparando a usare la pistola con la normale di Raven, tra l'altro. Ho scoperto essere molto più forte di quanto pensavo. Ok. Vabbè, sentite, c'ho il dagger. Scusate, toglietevi. È vero che non c'è. Cavolo, non c'è il rally. La modalità in conquista non c'è il rally. Vogliono farti vincere semplicemente. Eh no, devi soffrirla la vittoria. Ci sta, eh. Oh. Perfetto. Hanno un'arma diversa. No, se no hanno il Greaser anche loro. Va bene. Il Greaser va bene. Non è che c'è una jeepetta. Dai, no, non è che una jeep. L'avranno lasciata da qualche parte. Ok, siamo 89 contro 55. Non è il massimo come vantaggio. Porco schifo. Da dove, da dove, da dove? Lì? Non è per appunto il massimo del vantaggio che posso avere, però... No, c'è la torretta che lo proteggeva. Ok, quello è il problema delle hitbox per l'appunto. Vabbè. Ammetto che Fortress è il punto migliore. Paura. Però comunque... Santo cielo. Ha i suoi problemi. Scusa. Scusi, eh. Oh, era lì nell'angolino a sparare. Almeno mi considerasse, voglio dire. Ok, sono 34. Iniziano a scarseggiare. Infatti, se vedete, c'è meno gente che sta spawnando. Staranno spawnando tutti sopra. Probabilmente staranno facendo così. Staranno puntando tutto su le parti superiori della mappa. Comunque, essendo bot, non c'è da scherzare, perché sono abbastanza tosti. Poi ci sono anche, non dico dei bug, ok, perché non sono bug, però delle cose che fanno, che molto probabilmente non sono programmate, ma che gli danno dei vantaggi assurdi, come ho visto due jeep, una praticamente col muso attaccata all'altra, e andavano a pari passo, perché una era abbandonata e spingeva l'altra, e quindi avevi due torrette in praticamente una jeep. E lì sì. Ti ammazzano. Stiamo perdendo un botto di unità, perché secondo me questi stanno attaccando da sopra. Cioè, non qua su Fortress, dico. Sicuramente saranno su farm. Ma tanto a noi, finché uccidiamo gli ultimi 12, anche se ne rimangono 3. Perché il numero che vedete sopra non significa che sono 12 in tutta la mappa. Sono 12 respawn possibili. Quindi può essere anche che ce ne siano 20 in tutta la mappa. Però solo 9 di loro potranno respawnare. Abbiamo vinto perché? Beh, ci ha dato la vittoria netta, così ha detto tanto avete vinto. Defeat. No, scusa, Cioè, noi avevamo più unità, più punti e abbiamo perso? Questo è un bug. Sì, c'è... Cioè, perché loro hanno acquistato altre unità per quello? Sì. Perché? Non aveva senso, avevamo vinto. Erano a 0 loro comunità, 1 a 9, insomma. Ok, questo era un bug chiaro come... Oh, prendi questa. Come il sole. Ok, questo era un bug. E... Però ne pagheranno le conseguenze. Ok, probabilmente mi ritroverò... No, sono in 100. Oddio, di notte. Ok, vabbè, ho il visore notturno per voi. Dimmi col visore notturno. Ho il visore notturno, ho il visore notturno. Ok. Meno male che hanno messo questa cosa proprio adatta. Questa è proprio la cosa adatta per i video. Cioè, il visore notturno non devi comprarlo. Lo puoi comprare solo per per gli alleati. Che bello. Ok, vedo lo skybox, ma farò finta che di non vederlo. Ah, noi siamo spawnati nel punto opposto. Va bene. Ora siamo 300 contro 100. Ok. Se adesso ci dà dei fit... Rage quitto. No, vabbè.
Così io non mi renderò più conto chi è mio alleato e chi no. Ve ne accorgerete presto. Tipo, quello secondo me non è mio alleato. E invece era mio alleato. Perché il mio alleato faceva quella strada? Vabbè. Arrivano i colpi. Eccoli, eccoli. Ho sbagliato arma, Quella. Madonna. Ci hanno arato. Beh, scusate, eh. No, non posso sparare da lì. Cavolo, la mia tecnica è infallibile. Non si può fare. Perché qua c'è la recinzione, quella crollata. Ma ho preso farm. Noi siamo tranquilli, 9 di loro sono morti, adesso ne moriranno un altro paio con la mia pistola, non è vero, morto solo uno. Ma io con questa vado bene perché fa un botto di danno. Cioè, ho due colpi ma posso usarli al meglio proprio. Porco schifo! Porco schifo! Yes, flanger! Ok. Siamo più o meno pari a livello naturalmente di uccisioni che ci stanno facendo, perché è ovvio che siamo comunque 280 contro 70, quindi ci sta, però sono morto di... Oddio, non si può definire danno da caduta perché ho strusciato la faccia sul suolo, quindi sono proprio... mi sono eroso. Bene. E... d'accordo, metti il visore... No, grazie. Ok. Finché non mi sparano so che sono miei alleati. Però purtroppo col visore non me ne accorgo di chi lo è, chi no. Dai, morite. Ok. Hanno pagato l'arbitro prima, probabilmente. No, quelli. Chi stavano sparando? Sti qua. Quello se non muore di danno da caduta. No, non è morto, beato lui. Ok, siamo comunque in vantaggio. Io guardo naturalmente il primo battaglione, quello che per loro è anche l'unico battaglione. Perché ripeto, siamo comunque 200 in più noi, Oddio! Ok, no, direi che... Io cerco di evitarlo io l'RK. Perché secondo me è un po' troppo forte. Quindi... Cioè, l'arma che ti danno subito... Cioè, se io non comprassi il Garrett e il Grizzly avrei solo questa. Ma già così è molto più forte di altre armi. Niente, quello era Void, non si sa perché. Oh, abbiamo catturato Backside. Ma pure Backside? Stiamo distruggendo. Beh, ma io non me ne rendo conto, è inutile. Tutto non li sparo più, sto a guardare, tanto. Tanto sparo i miei di sicuro. Vabbè. Tanto ormai abbiamo finito, ragazzi. Che vedevo di... Ma sapete cosa? Festeggiamo che è proprio colpa Zucca. Tanto... In realtà, certe volte... Poi magari farò qualche tutorial su delle tattiche che si possono utilizzare in questa modalità. E... Se Defeat è buggato. Ok, Victory. Perché comunque anche il perdere molte volte è un vantaggio. Che può sembrare strano, qualcuno dice, ma come? Cioè io perdo, però è un vantaggio? In realtà sì. In realtà sì. Oddio, Dust Bowl, no, Dust Bowl, scusate, ma no. Va bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un altro episodio dove magari vado avanti di un turno. Se mi attaccano ancora l'isola, ve lo salto perché non ha senso farvelo riguardare. E se la battaglia va in un'altra maniera, comunque voi vedrete la fine. E quindi niente, iscrivetevi, lasciate like. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!